Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme perché voglio proporvi un'idea un po' particolare. Voglio proporvi un tiramisù alternativo. È la stagione della zucca e quindi mi sono detta perché non proporre un tiramisù alla zucca? Andiamo a vedere insieme gli ingredienti e la preparazione. Questi gli ingredienti del nostro tiramisù alternativo. Non utilizzerò i savoiardi, ma utilizzerò gli amaretti. Gli amaretti andrò a bagnarli con una bagna che ho preparato. Io l'ho fatta per me analcolica, ma voi potrete aggiungerci un pochino di liquore secco a vostra scelta, a vostro piacimento. Utilizzerò delle mandorle, utilizzerò dello zucchero a velo per andare a dolcificare la zucca e poi l'ingrediente principe, la zucca. Io questa che vedete qui sono 500 grammi di zucca pulita, lavata, tagliata a dadini e io poi l'ho diciamo cucinata con il solito sistema del microonde, come faccio per le patate. Quindi, una volta tagliata la zucca a cubetti, aggiungo per mezzo chilo 2 cucchiaini da caffè di acqua. Copro con pellicola per microonde, foro e mando a una potenza di 750 watt il microonde per 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Uscirà un prodotto meravigliosamente cotto, come fosse cotto al vapore. Io poi l'ho passato semplicemente al mixer e qui vedete proprio la zucca semplicemente passata e naturale, non ho ancora aggiunto nulla. La zucca va assaggiata perché nel mio caso è molto molto dolce, quindi voi la vostra andrete poi ad assaggiarla e decidere poi quanto zucchero mettere. La zucca che sto utilizzando è la metà di questa che vedete qui sul tavolo. Per quanto riguarda la nostra crema, andremo ad utilizzare della panna vegetale appena montata e del mascarpone che vedete qui nella bowl più capiente. Allora, la prima operazione che dobbiamo andare a fare è unire la zucca al mascarpone. Abbiamo detto che la zucca è assolutamente naturale, quindi non ho aggiunto zucchero. E ora a questo composto di 500 g di zucca cruda e 250 g di mascarpone vado ad aggiungere 60 g di zucchero a velo setacciato, quindi lo vado a setacciare immediatamente. A questo punto vado, con l'aiuto logicamente di una spatolina, ad amalgamare zucca, mascarpone e zucchero a velo. Allora, questa quantità di zucchero, lo ripeto ancora, è valida per queste dosi che vi sto dando e per una zucca molto dolce, come nel caso della mia zucca. Se la vostra zucca non fosse molto dolce, allora dovrete aggiungere qualche decina di grammi di zucchero a velo in più. C'è ancora qualche pezzettino, qualche micro pezzettino di zucca, ma è bene che sia così. Adesso vado ad aggiungere la panna montata. Do una prima incorporata così con la spatola e poi vado ad utilizzare il frullatore per rimontare leggermente il composto, perché come potete ben vedere la zucca, nonostante priva di liquidi, però ha reso un pochino umido il composto, quindi adesso uso il frullatore. Ora vi faccio vedere la consistenza che abbiamo raggiunto, vedete com'è tornata ferma la crema? Ecco, e ha mantenuto questo bel colore arancio, non è più deciso come quello della zucca originale, ma comunque è un bel punto di arancio. L'effetto cromatico è molto importante nel dolce. Ora vado ad aprire un sacco a poche e lo riempio con la crema. La crema è già nel sacco a poche, quindi noi cominciamo a comporre il tiramisù. Vado a prendere singolarmente gli amaretti e vado a bagnarli nello sciroppo che ho preparato. Giù e su, mi raccomando. Io decido di fare un tiramisù così rettangolare e lungo.
Però, insomma, la forma, quella la sceglierete voi, è strettamente personale. Ecco, una volta preparata tutta la base di amaretti, andiamo a prendere la crema e cominciamo a preparare il primo strato. Adesso vado ad aggiungere le mandorle. Avrà delle consistenze magnifiche questo dolce, perché l'amaretto comunque si bagnerà, ma non perderà completamente la sua croccantezza. Poi c'è questa spuma di zucca che è veramente una vellutata, è qualcosa di meraviglioso. E poi contrasteremo ancora la cremosità della crema con queste mandorle. Ora andiamo a fare un secondo strato, esattamente come abbiamo fatto il primo. Ecco, abbiamo finito il secondo strato e adesso andiamo a replicare. Quindi torniamo a mettere la crema su ogni amaretto. Ci siamo. Che ne pensate? Io trovo che sia davvero molto molto gradevole. Vado ad aggiungere delle mandorle e credetemi, a questo punto non serve altro. Io posso soltanto invitarvi a prepararlo, sperando appunto che lo facciate in tanti e che poi mi farete sapere che cosa ne pensate di questa alternativa al classico tiramisù. Io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, condividere le mie ricette sui vostri social, mettere un like se questo tiramisù vi sarà piaciuto. Non mi resta che abbracciarvi forte 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 a tutti. Ciao da Rita.